persone, tra i quali quel fetentone di Brunetto. La scena era questa: loro dietro, io avanti, loro. Brunello! Uè, Brunello! È Brunellino! Ecco, loro più mi chiamavano con questo nome e io più incassavo la testa nel bavero della giacca. Mi vergognavo come un ladro. Mi sembrava come se alle spalle mi gridassero: al ladro, acchiappato Mariuolo, eis! Ecco così. Fortuna vuole che dopo esattamente 15 giorni mi chiamano da Milano e mi dicono: senti Gianni, allora guarda, noi abbiamo pensato molto a tutta questa storia e abbiamo capito che questo nome purtroppo non fa per te. E io accesi un cielo a San Gennaro. Però vi posso garantire una cosa. No, che da allora, ancora oggi, vi giuro, se a me qualcuno mi dice: senta, ma lei chi si crede di essere? E io gli rispondo: Brunello certamente no. Ecco. Mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. C'è gente che ama mille cose e si